contro Linhart. La penetrazione, lo scarico ancora per la tripla di Scott, questa volta non va a segno. Ottima l'apertura di Rosselli per i due punti di Peric, gran visione di gioco da parte di Guido Rosselli, due punti rapidi, sono un bottino più che rassicurante per i padroni di casa. Rosselli in post basso contro Michele Vitali, buona soluzione, infatti arrivano due punti, riporta meno 18 Venezia, che passa a zona. Termine del primo quarto qui al Palasport agli Arci di Mestre. Giacchetti dentro ancora per Isley, molto coinvolto ora dalla formazione veneziana. Rosselli usa molto bene il piede perno ed evita spinna, due punti, primi due punti per lui. Ancora abituarsi a questo automatismo, perché è un gesto, diciamo, quasi naturale sfiorare il pallone, devono invece evitare questi tipi di situazioni. Tanto Rosselli da tre punti non sbaglia e il capitano lascia subito il segno. Fa perdere secondi l'attacco avversario, Lowers da molto lontano, ma si sono visti un po' i limiti offensivi di Montegranaro in quest'ultima azione. Poca pazienza, invece grande lucidità e soprattutto mani buone in casa veneziana. Assolutamente sì, time out doveroso da parte di coach Recai. Veramente non sono mai riusciti ad arrivare al ferro con un tiro pulito, tutte le azioni molto affrettate, molte palle. Per Sakic che prova a girarsi, anzi non ce la fa nemmeno, l'errore. Vitali ribalta per Peric, la finta di tiro. La palla che torna fuori per Rosselli, da tre punti il capitano, che davvero non ha sbagliato niente stasera. Veramente essenziale. Un terzo quarto da incorniciare per questo Mana Venezia. Assolutamente sì. Che sta un po', si sta arenando in questo finale di primo quarto. Allora, duello tra numeri 7, Rush su Rosselli, lo chiude molto bene. Poi attenzione perché si perde un attimo Rush e poi c'era forse anche un mezzo fallo. Varese che all'ultimo possesso del quarto viene superato dopo il libero, doveva prendere questo tiro, c'è il rimbalzo a parte di Smith, apertura subito per Rosselli con Shekic che cerca di rallentare un po' il pallone, riesce così a fare rientrare i suoi. L'avevamo detto, eccolo qua Vitali dentro l'area contro Clark. Classico, bisogna stare sul pezzo ragazzi, questa è una partita da portare a casa, forza Varese, dai. Linhart che non si è visto tantissimo, serve Rosselli a fare anche da playmaker in questo caso, guardatelo come bravo questo giocatore, veramente strepitoso Rosselli, lo dentro con una naturalezza. Forse anche il fallo su Andre Smith che si lamenta. Dall'altra parte sempre rapidissima Brindisi, la stoppata di Rosselli su Lewis e per due volte la difesa veneziana nega il canestro a Brindisi, ancora palla per Isley, la schiacciata quasi senza soluzione di continuità alle ultime azioni. Veramente non c'è stata una pausa, si sono visti devo dire diverse 8 minuti di Josh Carter, siamo già a 8 punti per lui. Fatto 3 su 4 di sempre. Vitali in palleggio, blocco di Isley, buona la circolazione, la tripla di Rosselli e stavolta va, Venezia finalmente fa canestro da fuori 14-5, bonus della Montepaschi, quanto salta Furnon, mamma mia. Rosselli 6 secondi per tirare, si butta dentro e va a realizzare, questo è voluto fortemente dal giocatore per 7 secondi durante i quali Mazzoni gli ha detto qualcosa, evidentemente doveva schiarire un po' le idee al suo playmaker sul da farsi, poi ha preso il posto di Taylor, qua bisognerebbe lui del 93, palla persa da Green, qualche mugugno in tribuna, Rosselli va a realizzare, cambio aspettando il blocco di Lawal, ovviamente l'intesa ancora non è perfetta ma abbiamo visto quello che potrebbe essere una delle costanti di questa partita, ma dall'altra parte subito Guido Rosselli taglia in due il cattivo ritorno difensivo milanese. Non ha molto senso magari fischiare subito un tecnico. Umana lasciamo in attacco, che il campo parli. Più uno Milano, ma Venezia palla in mano con Rosselli che si avvicina, gran movimento di Rosselli che si mangia Langford, diciamo, e riporta avanti di uno. Wallace che riceve in questo momento, esce dai blocchi Langford, finta il tiro, cerca la Walle in post basso, poi la Walle porta il blocco, ancora Langford, il pallone recuperato da Rosselli e il fallo antisportivo
di Gentile che fa un'opposizione diciamo volontaria, e la volontarietà qua che viene punta dall'arbitro. Michael Roll mandato sul fondo, un ottimo aiuto di Daniele come al solito e una rotazione di guida. In fase offensiva ovviamente i meccanismi con un giocatore del suo impatto non pochetti. Attacca Lawal, torna fuori, palla per Linhart, alza la parabola. L'errore di Linhart, ma c'è il rimbalzo offensivo di Magro che ha dato un ottimo contributo nel primo tempo in soli 6 minuti, 2 su 2 da 2, 4 rimbalzi, 9 di valutazione. Sicuramente un ottimo Daniele. Intanto la finta di passaggio di Peric che ha pescato Magro e la tripla al segno di Rosselli con grande rapidità. Potrebbe essere un assist di Daniele dall'area verso Guido, verso la linea da tre, perché sta cacchio. Abbassa il quintetto a sua volta coach Markowski. Langford, su di lui Rosselli, gli concede la linea di fondo dove c'è l'aiuto di Taylor. Ancora Rosselli riesce a strappare il pallone con l'aiuto anche di Peric. Non c'è cosa migliore che vedere i giocatori buttarsi sul parquet e aiutarsi per recuperare un pallone. Gran lavoro di squadra, quindi più di due possessi di vantaggio per Venezia quando mancano 17 secondi al termine della gara. Bisogna rimanere concentrati. Gran stoppata di Rosselli, ultimo tocco da parte di Gerrez. Stoppata con recupero. E con questa azione difensiva del capitano si chiude di fatto la partita. Ad attacco virtusina, ancora in movimento senza palla di Walsh, grande intuizione difensiva di Rosselli che recupera il pallone, si involla in contropiede, due punti per il capitano di Rapina, più 7 Reyer. L'azione Eddy sta tirando benissimo quest'anno, ma per ora i liberi, facciamo attenzione, magari questo primo viaggio in lunetta è il primo che sbaglia in questa stagione. Sta segnando non molto, però sta tirando molto bene dal campo. La prima pausa in un centro, ma anche Rosselli sta tirando con grande qualità. Ci sono isolamenti, comincia Banco a cercare di giocare qualcosa in spalle canestro, lo vedete, lo fa Thomas qui. Raddoppio perfetto di Rosselli, e splendida rubata dopo l'azione difensiva. Ala letteralmente a Travis Diner, fesseria colossale del numero 8 in contropiede. Thomas che rischia di perdere palla, anzi senza rischia, cosa ha buttato via Sassari con questo contropiede di attacco. E qui andiamo a vedere la buonissima difesa di Rosselli e dopo la stoppata successiva di Taylor. Protesa per non farlo alzare, non ci riesce Vitali, perché Dreckdiner si alza, questa volta però è bravo nel non concedere la tripla. Invece con quello che concede Sassari è inspiegabile in questo contropiede. Sacchetti dice time out immediato di Dreckdiner, vuol dire tanto questo canestro, 8 lunghezze di vantaggio e Venezia adesso costretta ad accelerare un'altra volta. Peric trova due punti facili concessi dalla difesa di Sassari.